condomini, villette, palazzi, con il super bonus 110% e boom di ristrutturazioni. Nuova linfa al settore edilizio, ma timidi passi avanti per la riduzione dei gas climalteranti. È un incentivo che ancora va ad alimentare l'utilizzo di tecnologie che utilizzano fonti fossili, come ad esempio le caldaie a gas. Bisogna fare in modo di estenderlo il più possibile in termini anche di quantità del patrimonio storico e dell'edilizia. Contemporaneamente va messo a sistema con le altre misure climatiche che le città stanno attuando. Maggiori rischi, quello delle frodi, è sempre dietro l'angolo. Ci può essere il caso in cui qualcuno, d'accordo con l'impresa, gonfi i prezzi di alcuni materiali o di alcune opere che rientrano all'interno del super bonus per finanziare delle opere che non rientrano. Subappalto e corruzione. Poiché paga lo Stato, c'è la possibilità che si mettano all'interno del circuito delle imprese inefficienti. Come in tutti i settori economici, tutti i settori produttivi, il rischio di infiltrazione esiste. Il punto però è proprio quello di migliorare i controlli, di fare i controlli. Ma che politica è questa? Un altro tema è quello della sperequazione sociale. Il super bonus sarebbe un vantaggio specialmente per i ceti medio-alti. Secondo gli ultimi dati di Enea, c'è ad esempio in Piemonte il caso di un castello che ha fruito del super bonus, per il quale sono stati spesi di fatto 1 milione di euro. Il rischio potrebbe essere che una quota degli interventi di riqualificazione si concentri in zone di pregio piuttosto che magari in quartieri periferici. Infine ci sono le imprese, che patiscono l'aumento del costo dei materiali e la carenza di manodopera. Si cercano operai non specializzati per poter portare avanti i cantieri e quindi di conseguenza questo porta anche a un notevole numero di infortuni sul lavoro. C'è poi il rovescio della medaglia, l'aumento di lavoro e di credibilità. Quindi più sei credibile, più ti danno un affidamento, diciamo, come società. Prima del super bonus avevamo 3-4 operai, adesso abbiamo 24-25 operai.